Dalle barche a motore anche passiamo artisticamente alle barche a vela, dove ci c'è tradizioni e cultura e bagagli tecnici di come si impara ad andare a vela, e vediamo qua una scuola di velisti che insegna a questi ragazzi come portare un'imbarcazione. Questa Prepaglio, la nona giornata, una nona giornata dove racconteremo volta per volta un po' le fasi che si stanno vivendo in questo momento, specialmente per quanto riguarda l'arrivo. La casa là in fondo, vediamo la casa di Shelley. Chi abita in questa zona non ci fa caso, non si rende conto di quanto sia bello vedere queste immagini e questi luoghi. Il vaporetto delle Cinque Terre che è in movimento, che porta i turisti nelle spiagge. La vediamo, la spiaggia ricca di bagnanti, veramente molti, molti sono a godere di questa giornata bellissima, calda, soleggiata, pronta ad essere affrontata con lo sport che vedremo per le Prepaglio del Golfo e per questi ragazzi che si godono il mare stando a prendere il sole su queste scogliere. Sopra di noi abbiamo il castello di San Terenzo che è ancora abitato e viene mantenuto nel più bel modo possibile, con questa baietta che è stata risistemata e oggi è agibile. C'è ancora gente che si prepara a fare il bagno e a godersi questa giornata. Sospendiamo così la giornata di un po' di immagini turistiche, ma ci vogliamo ora approfondire sul problema sport che vedremo fra poco. Ed eccoci alla seconda gara in programma, la gara del Junior, una gara importante, una gara veramente da vedere, con grandi lenti di ingrandimento proprio per quello che è accaduto in queste due domeniche precedenti. La domenica del Fezzano abbiamo visto un Porto Venere avere una grande emergenza sul Fossa Mastra e Fossa Mastra ha dovuto sopportare fino al giro dei 500 metri, poi con un colpo decisivo è riuscito a recuperare il distacco che aveva immagazzinato. Domenica scorsa abbiamo visto invece il Porto Venere che domina su tutta la gara fino dalla prima partenza e ha tagliato il traguardo sul Fossa Mastra. Alle spalle del Fossa Mastra abbiamo visto le Grazie che ha avuto una gara veramente molto interessante, perché non è mai stata nelle prime posizioni e sappiamo che le Grazie ha avuto ed è una grande borgata che ha soffiato al Cadimare, al Fossa Mastra negli anni precedenti, spagli, ma vedremo quello che accade in questa gara. Alla partenza abbiamo Venere Azzurra, CRDD, Cadimare, Fezzano, Mugiano, Marola, Canaletto, Fossa Mastra, Porto Venere, Le Grazie, Mugiano, e sono tutti pronti a scendere in lizza e a vendere cara la propria pelle.
Abbiamo veramente questi ragazzi che sono di grande potenza, perché arrivano tutti nel giro di un secondo, due secondi, tre secondi, ma non di più. Le imbarcazioni sono pronte, stanno prendendo e tirando la sagola. La gara sta ormai prendendo il via. Siamo sulla linea, c'è ancora il Fezzano, è indietro, non c'ha la sagola. Molti sono i FAMS che sono sugli scogli, li vediamo in piedi in attesa che parta questa gara. In questo momento hanno dato il via, la gara dei junior è partita e andiamo per i primi 500 metri. Ed eccoci che le imbarcazioni stanno salendo. ...500 metri, un giro di bandierina, le imbarcazioni sono ancora tutte in linea, la griglia è tutta compatta, stanno salendo per i primi 500 metri... Vediamo se ci sono delle alzate, vediamo Fossamastra che sta cercando di portare avanti lo scafo e il Portovenere a fianco. Siamo sulla griglia ancora compatta, ci sembra l'ordine ancora a posto. È sceso leggermente il Lerici. Siamo quasi a 350 metri dalla bandierina. Vediamo questa bandierina come verrà affrontata. Le altre imbarcazioni si stanno avvicinando. La griglia è sempre compatta, sono tutti lì, non c'è tanta differenza fra uno all'altro, meno il Mugiano che è leggermente dietro. Siamo al giro di boa, vediamo chi si presenta prima sul giro di boa. Vediamo chi gira prima. Vediamo chi gira per primo. Fossamastra Portovenere. Sono là in fondo. Fossamastra è in boa. Fossamastra Portovenere girano insieme. Grande di sfida fra le due imbarcazioni. Grande di sfida. Fossamastra Portovenere sono in prima posizione, sono dalla parte opposta. Fossamastra mi sembra che abbia caricato parecchio. Fossamastra Portovenere sempre abbinati in prima posizione, però vediamo ancora emergere lo scafo del Portovenere. In terza posizione abbiamo il Mugiano, ed ecco il Cadimare che sta aumentando in questo momento per la terza posizione. Fossamastra ancora nelle prime posizioni. Portovenere sta lottando un testa a testa, vediamo chi farà per primo il giro, il Serra. Vediamo chi farà per primo il Serra.
Fossamastra ha preso il via, riesce ad avere la meglio sul Portovenere. Fossamastra, Portovenere sempre nelle prime posizioni. Fossamastra si sembra in prima posizione in questo momento, Portovenere dalla parte opposta. Il Cadimare sta aumentando le palate. Cadimare aumenta le palate. Vediamo chi entra per primo in bandierina. Fossamastra. Fossamastra o Fossamastra o Portovenere, un testa a testa. Un testa a testa misurata. Fossamastra o Portovenere, non abbiamo visto bene. Terzo il Cadimare. Quarto il Canaletto. Fossamastra. Vediamo chi è arrivato prima. Una gara, un testa a testa, è stata portata fino in fondo. C'è stata veramente una grande sfida, Fossamastra Portovenere. Vince allora il Portovenere. Andiamo a vedere chi ha portato a termine la gara. Applausi ai ragazzi del Venera Azzurra. Gara molto tirata. Ragazzi del Portovenere si aggiudica la gara, una gara molto risicata, abbiamo visto un Fossamastra che ha spinto in maniera esagerata, ha recuperato, ha tenuto, ha fatto una gara Portovenere. Aspetta, oh, sono fermo, sono fermo io, ma sto andando anche indietro. Portovenere si aggiudica anche questa domenica un'altra bella vittoria, un testa a testa. Ed ecco i ragazzi del Portovenere che si vanno al controllo. Si pesa la zavorra per convalidare la gara e poi il timoniere. I ragazzi hanno convalidato il peso, la vittoria è assegnata. Ancora la Croce Rossa del Portovenere
che esulta sulla giornata, terza giornata di vittoria. Si aggiudica così anche questa domenica il Portovenere con una bella gara, molto, molto quotata, tirata. Una gara molto tirata, una gara molto quotata. Si sono riscattati la vittoria malgrado l'intensità di voga del Fossamastra, ma il Portovenere si riattesta. Ora questo dovremo vedere come verrà fuori e che test avrà fatto il Fossamastra. E la primo posto al Portovenere nel Junior, che hanno vinto per 0,35 secondi, perciò un metro e mezzo. Il sindaco Fresco premia. Aspetta, eh. Sempre con i ragazzi del Portovenere. Portovenere che hanno dato un sunto in queste tre domeniche. Una domenica primi ma surglassati dal Fossamastra, la seconda surglassati invece, surglassano il Fossamastra dall'inizio alla fine. Oggi in fondo, stretta finale, si vince ancora. Avete trovato all'unisono un grande equipaggio? Ma siamo sempre stati un grande equipaggio, dovevamo solo riuscire a uscire fuori e quest'anno adesso siamo riusciti a vogare bene, siamo tranquilli e sta andando bene le ultime tre gare. Speriamo di continuare così e vedremo come andrà. Sono gare di grande crescita come allenamento oppure vedete crescere l'equipaggio all'interno? Ma noi possiamo crescere ancora tanto, abbiamo tre settimane ancora di lavoro duro e sappiamo di avere ancora molto margine di miglioramento, speriamo di arrivare al palio al meglio. È stata una gara sempre un testa e testa, vi vedevo un po' avanti e un po' indietro, insomma eravate sempre lì. Poi il guizzo finale da parte vostra, un metro e mezzo prima sulla linea di traguardo, vi rassicura? È stato bravissimo il capovoga oggi a fare questo serra alla fine, proprio gli ultimi 10 colpi. Sull'onda siamo riusciti a passarli, è stata una bellissima gara, siamo due equipaggi forti e competitivi e ci sarà questo testa a testa fino al palio e vedremo come andrà a finire. Perciò non lo ritenete più minacciosi come l'anno scorso o avete solamente una possibilità di essere competitivi fino alla fine? Ma l'anno scorso ci credevamo lo stesso, anche se loro alla fine hanno dimostrato di essere nettamente più forti, noi ci abbiamo sempre creduto e quindi quest'anno andiamo al palio sapendo di essere forse anche un po' più forti di loro e quindi andiamo là e ce lo giochiamo, come andrà andrà. Una tua riflessione della gara di oggi? Ma oggi è stata una gara dove noi, guarda, qua abbiamo sempre fatto molto male, sia noi che loro. Anche l'anno scorso, anche loro, l'unica gara che non ha vinto è stata questa. Noi abbiamo sempre fatto male sul mare, oggi siamo riusciti a tirare fuori gli attributi e abbiamo fatto una grossa gara. E abbiamo vinto e va bene così e poi cerchiamo di andare avanti fino al palio. Ricordiamo l'equipaggio, dai. Siamo alla timoniera, è nuova di quest'anno, è bravissima, Sofia Manghi di Portovenere. Primo remo, lei, vieni qua, lei, la timoniera. Poi al primo remo Filippo Cozzani, secondo remo sono io Andrea Martinetti, terzo remo Alberto Canappini e quarto remo Andrea Gori. Allora grazie del contributo ragazzi, a domenica prossima che siamo sempre qua. Eh sì, siamo di nuovo qua. Altra dura competizione. Vedremo. Ciao ragazzi, grazie del contributo, grazie per quello che ci ha rilasciato, anche perché è stato veramente un grande testa a testa e dobbiamo dire realmente che questo palio sta crescendo in maniera vertiginosa. E siamo a San Terenzo, abbiamo visto San Terenzo che ha chiuso l'imbandita spiaggia dei bagnanti, piano piano se ne sono andati a casa, ne è rimasto ancora qualcuno, qualche fedelissimo per fare ancora l'ultimo bagno. A domani, un'altra giornata di bagno e di sole. Domenica prossima siamo qui alla competizione. Un ciao da Armando, arrivederci.